Racconti di donne. Uno spazio per raccontare la vita, i bisogni e i successi delle donne. Conduce Maria Martinez. Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Racconti di Donne. Come ormai sappiamo bene, l'emergenza Covid ha messo a dura prova molte categorie di lavoratori. Inoltre, ci sono lavoratori che corrono più rischi di altri, per esempio i dentisti e gli igienisti dentali. La vicinanza fisica agli strumenti che producono aerosol contenente goccioline di saliva danno un'idea dei rischi ai quali sono sottoposti. Per sapere come si sono organizzati, onde garantire la sicurezza dei pazienti e la loro, ho invitato a Racconti di Donne un igienista dentale con 30 anni di esperienza. Lei è Consuelo Sanavia e si occupa di formazione per colleghi e odontoiatri. È anche docente di scienze e tecniche di igiene orale all'Università di Genova e in vari master universitari. Chi meglio di lei, quindi, per spiegarci come stanno mettendo in atto le misure di sicurezza per non farci trascurare la cura dei nostri denti, che è sicuramente già stata molto trascurata durante il lockdown, senza correre alcun rischio. Vi invito quindi a seguire questa utile chiacchierata e vi ringrazio dell'ascolto. Ciao Consuelo, benvenuta a Racconti di Donne. Ciao Maria, ciao, come va? Tutto bene, tu? Bene, bene, grazie, bene, bene. Sono tornata poco fa dal lavoro e quindi, voglio dire, sono in un ambiente non professionale, anche se parliamo della mia professione, però in questo periodo faccio degli orari in maniera di non dover ritornare in studio, fare degli orari un po' lunghi, però inizio, finisco e torno a casa, ecco, proprio per... Sono contenta di averti beccata in un momento libero. Premetto che tu abiti ad Asti, io sì, a Milano, quindi tu non sei la mia igienista dentale, però... Purtroppo no! Perché io di conciata? No, no, sicuramente la tua igienista sarà bravissima. No, comunque, però ti conosco personalmente, quindi so con chi sto parlando e so che i nostri ascoltatori avranno dei buoni consigli. Senti, una delle mie più grandi preoccupazioni da quando è finito il lockdown è la ripartenza in sicurezza. Nello specifico ti confesso che non ho ancora preso appuntamento per fare gli studenti. Confesso che sono ancora preoccupata, anche se mi fido veramente del mio dentista, sono certa che c'è grande igiene, però insomma avevo pensato durante il lockdown, cavolo, perché io la devo fare spesso l'igiene dentale, vedi, ho i denti molto vicini, e poi ho detto la prima cosa che farò, altro che parrucchiere, devo andare dal dentista. Poi mi sono bloccata, ho detto ah, però, e appunto mi sono presa un po' di paura che tu adesso mi toglierai sicuramente, quindi mi sento ancora completamente sicura, chi meglio di te per aiutarci a dissipare ogni dubbio. Però partiamo dall'inizio. Questa pandemia ci ha fatto capire la grande importanza dell'igiene nelle nostre vite in generale, non solo a livello individuale ma anche della collettività. In quanto igienista dentale, Consuelo, immagino che dovrai dispensare molti consigli riguardanti appunto l'igiene, in quanto igienista dentale e anche docente. Ma com'è, in base alla tua esperienza professionale, la percezione della gente in generale della corretta pulizia personale per la prevenzione delle malattie? Allora, questo è un tema molto importante e credo che questo momento particolare, seppur drammatico, diciamo,
abbia però in generale elevato quelle che possono essere delle buone norme e che spesso non vengono attuate, no? Perché come hai detto tu, l'igiene, è un punto cruciale per fare la prevenzione delle malattie, ma in generale. Se tu pensi, se pensiamo pensa che intorno al 1800 scoprirono che, per esempio, solo con il lavaggio e la disinfezione delle mani, siccome c'erano molte morti, durante il parto dei bambini che nascevano, no? E hanno capito che, il lavaggio delle mani prima di fare partorire una donna riduceva il rischio delle morti dei bambini o delle infezioni che potevano capitare alle donne e anche negli interventi chirurgici, perché a volte passavano da un paziente all'altro e non si lavavano, non si disinfettavano le mani. Ora è vero, questo sono partita da un estremo, no? Ma per dire come l'elevazione in generale di quella che possono essere anche delle normali procedure di pulizia del nostro corpo, possano migliorare quelle che sono le infezioni che possiamo contrarre. Ti faccio un altro piccolo esempio, no? Pensa che hanno fatto degli studi dove valutavano nelle norme igieniche in gruppi di persone, soprattutto lo fanno magari studenti universitari, eccetera, eccetera, l'abitudine di lavarsi le mani dopo che si è andati al bagno. E non è una modalità così scontata. Molte persone non lo fanno. Questo per dirti che poi quelle mani vengono portate, e si è visto in questo caso, che pensa che noi tocchiamo il nostro volto, i nostri occhi, la nostra bocca, le nostre mucose, quindi, che sono uno stretto passaggio all'interno del nostro corpo di quelli che possono essere virus o batteri. E infatti, si è visto proprio come anche in questo caso una regola molto importante: lavati le mani e se non puoi lavarti le mani, stai fermo, non ti toccare, perché questo può essere un veicolo una porta d'ingresso a quello che può essere l'organismo. E quindi la pratica dell'igiene del corpo, come può essere quella anche dell'igiene alimentare o tante cose, aumentano la salute. Pensa solo nel mio ambito, no, della cura della bocca, della prevenzione orale. Cioè, una volta si dava per scontato che i denti, con l'invecchiamento si dovessero perdere. E i denti si perdono sostanzialmente per due malattie principali, che sono la carie che distrugge il dente, oppure la malattia parodontale o quella che viene chiamata la piorrea. Perché a un certo punto i denti, le gengive sanguinano, i denti si muovono e vengono persi. Ma tutte e due queste malattie, che sono quelle che hanno come esito finale la perdita del dente se non vengono trattate, se non vengono curate, sono di origine batterica. Quindi più noi riusciamo a tenere pulita la nostra bocca, più eliminiamo il problema della malattia della bocca. Quindi la connessione è strettissima, strettissima. E la cosa incredibile, questa fa proprio parte del mio lavoro, è la mia mission, quella di arrivare a fare percepire l'importanza di avere la cura della propria bocca, di tenerla pulita, curata. Cioè, anche dalla bocca trasmettiamo delle malattie, passiamo dei batteri, c'è cioè addirittura la trasmissione intrafamiliare. Per esempio, tra la mamma e il bambino, per alcuni tipi di batteri che poi non è che fanno insorgere immediatamente la malattia, però lo predispongono di più ad avere determinati poi problemi ai denti. Quindi la cura, e quindi quanto è stata percepita, mi chiedi. Allora, in generale, questa connessione non viene percepita molto, appunto, per le cose che ti ho detto. Ora magari si eleva un po' di più. Chissà che questa cosa ci aiuti a capire che le mani sono un veicolo che vanno tenute pulite, come la bocca o come le altre parti del nostro corpo, che devono essere pulite, igienizzate. Sembra banale e scontato, ma così non è.
Beh, se preveniamo le malattie in modo così semplice, veramente c'è assolutamente da farlo. Io in un film, tra l'altro che si chiama Pandemia, che ho visto durante la pandemia, una follia. Sì, anch'io l'ho vista. No, era forse Contagio, mi sembra. Sì, una roba del genere, vabbè, comunque, insomma, qualcosa che ha a che vedere con una grande pandemia. In quel film dicevano che noi ci tocchiamo la faccia con le mani più di 3.000 volte al giorno. Sì, non sono 3.000, però ci sono dei dati molto alti. Dal momento in cui noi ci alziamo, potremmo toccare, addirittura hanno fatto uno studio per vedere quali sono le aree che più ci tocchiamo, no? Quindi che vanno dal naso, bocca, quindi ci tocchiamo continuamente, continuamente senza renderci conto. E credo che questo un po' ci abbia frenati. In questa abitudine appunto di strofinarci e toccarci continuamente la faccia, gli occhi, eccetera. E soprattutto adesso lavarci le mani, ma non una passatina sotto all'acqua, proprio col sapone e il tempo necessario. Io spero che Certo. la gente lo capisca perché veramente è un veicolo. Questo l'ho capito anch'io, quindi spero che l'abbiano capito tutti. Sì, diciamo non è forse il veicolo maggiore, ma sicuramente ha la sua importanza, perché tu comunque trasporti, tocchi, quante cose tocchiamo Certo, quando infatti. siamo in giro, tocchiamo ovunque, no? E quindi le mani pulite, avere ogni tanto delle salviettine per pulirsi le mani quando anche non abbiamo occasione di poter andare al lavaggio con l'acqua e sapone. È comunque una pratica sempre molto importante ed eviterebbe anche quando si è in giro per il mondo, magari che veniamo a contatto con dei batteri che magari non siamo abituati a gestire, perché è vero che il nostro corpo è abituato a stare a contatto e a combattere continuamente le cariche batteriche. Guai se fosse così, non è che possiamo vivere negli ambienti sterili, no? Però avere la cura di non assolutamente infettarci toccando delle zone magari molto sporche che ci arrivano, avremo anche magari quando siamo in giro meno problemi intestinali, tutte queste cose qui, insomma, no? Infatti. Quindi fondamentale. Beh, veniamo allo specifico allora del tuo ambito. Durante i 3 mesi di chiusura per Covid-19 i dentisti sono rimasti chiusi. Se non sbaglio, trattavano solo i casi urgenti, quelli gravi. Sì, Ma sì. come ha inciso nella salute dentale delle persone? Hai avuto qualche riscontro rientrando al lavoro? Allora, diciamo che non ci sono ancora dei dati statistici, diciamo, su grandi numeri, sugli effetti, diciamo, del Covid, sulla salute della bocca. Non ci sono ancora state queste cose. Premetto anche che i dentisti sono stati chiusi anche proprio per una sorta di responsabilità, perché nel momento in cui, fin tanto che non si è capito bene come ci si doveva organizzare per fare, si è deciso di astenersi proprio se non per fare i trattamenti urgenti che ovviamente era necessario fare. Poi, devo dire che, per esempio, nei pazienti che io vedo di routine periodicamente, come te, no? Che vai periodicamente, hai detto anche con una certa frequenza, a fare la prevenzione, quindi fare il trattamento della prevenzione delle malattie, eccetera. Devo dire che quelli che ho visto che sono tornati, anche se sono rimasti quei 2 o 3 mesi un pochettino sospesi, eccetera, non hanno avuto delle grosse ripercussioni. Ci sarà da vedere quella fascia e che erano anche quelli che non vedevano l'ora di tornare, devo dire, che sono tornati. Invece poi esiste una fascia che può essere, come tu mi hai fatto l'esempio all'inizio, io avevo un po' di timore, che invece vedi che preferiscono rimandare perché hanno delle paure, che per carità sono condivisibili, no? Però certo in qualche modo da ridimensionare, ecco come ti dicevo, da ridimensionare. Quindi per rispondere nello specifico alla domanda che mi hai fatto, non è che la sospensione di 2 o 3 mesi abbia potuto aggravare delle cose così, così tanto, soprattutto per esempio io nel momento di sospensione ho mandato dei messaggi ai miei pazienti per dire ok, non ci vediamo. Ma ricorda che la cura dei tuoi denti e delle tue gengive le devi fare tu. Cioè devi comunque spazzolarti bene, tenere pulita la tua bocca, usare tutte quelle cose che abbiamo, quindi avere un'attenzione in più per
proprio perché anche non sappiamo quando ci possiamo rivedere. Quindi ecco, prenditi cura di te, come si dice, no? E questo sicuramente ha aiutato molto, ha aiutato molto. Brava, che hai fatto, anche perché sì, abbiamo mangiato il doppio, almeno io mangiavo più che Poi stai rimanendo più a casa, si era lì, si cambiano un po' le abitudini, eccetera. E quindi sì, un supporto per le persone che comunque non potevano accedere. Poi ti dico, io ho avuto tanti pazienti che magari anche mi scrivevano, mi dicevano: ma guarda, lo so, è una banalità, però un po' di sensibilità, che colluttorio, che dentifricio potrei prendere. Quindi no, un supporto cosiddetto telematico, che si fa proprio che il paziente era libero di essere seguito anche non vedendoci. Ecco, questa è stata un po' una cosa che devo dire che tutta un po' la nostra categoria ha attivato. i dentisti e gli igienisti dentali credo siano considerate tra le categorie che corrono più rischi per via degli strumenti, no? Che producono aerosol contenente le goccioline di saliva. E nei tuoi corsi di formazione dopo pandemia hai aggiunto delle nuove regole o delle linee guida per i trattamenti in piena sicurezza per i professionisti e i pazienti? Sì, Oppure. guarda, noi a parte che ci siamo formati tanto in questo periodo, cioè abbiamo usato tutti gli strumenti per poter seguire dei corsi specifici, per tenerci aggiornati. Riguardi proprio a questa pandemia? Sì, al Covid, sì, assolutamente. Quindi abbiamo seguito la letteratura, abbiamo cercato di vedere cosa ci diceva, proprio anche per capire nel momento in cui riprendavamo con cosa ci dovevamo confrontare. Però ti devo anche dire una cosa, che la nostra categoria dentisti e igienisti, noi abbiamo sempre avuto dei livelli di attenzione molto alti da questo punto di vista. Se tu avrai sempre fatto caso, io lo insegno poi anche all'università, proprio come si fa a fare la prevenzione delle malattie crociate, come si dice, cioè di non passare delle infezioni tra un paziente e l'altro, è fondamentale, no? E quindi abbiamo sempre avuto delle misure molto alte, perché noi comunque adesso c'è il Covid, ma abbiamo avuto a che fare con l'HIV, con l'epatite C, con la tubercolosi, cioè non sono delle cose banali, per cui è chiaro che abbiamo già dei protocolli assolutamente sicuri, quindi la sterilizzazione di tutto, il monouso che utilizziamo, eccetera, eccetera, cioè già dei livelli molto alti. Tu non so, ma non avrai mai visto un dentista o un igienista venirti a curare senza una mascherina facciale, o senza degli occhiali, o senza dei guanti, cose che purtroppo non tutte le categorie fanno, perché magari fanno un lavoro, come dicevi tu, diverso dal nostro. Non vanno direttamente a lavorare nella bocca, dove magari ci può essere anche un po' di sanguinamento, oppure appunto senza la mascherina. Però noi abbiamo dovuto elevare pochissimo il nostro livello di attenzione. Ecco, quello che sicuramente abbiamo dovuto fare è quello di utilizzare delle maschere maggiormente filtranti, perché mentre quelle che utilizzavamo di solito erano protettive nei confronti del paziente, magari poco nei nostri confronti. Qui abbiamo dovuto alzare molto i livelli, perché le nostre mascherine ci devono rendere sicuro, cioè che non vengo contaminato. Certo. Quindi quando il paziente viene da noi e si toglie la mascherina, il rischio non è del paziente, il rischio è dell'operatore, però. È anche vero che fin da subito abbiamo messo in atto una delle regole fondamentali, e che sarà quella che permetterà anche un domani di fare attenzione, cioè non vai in giro se sei ammalato, non vai a farti curare, non vai. Quindi il nostro triage che facciamo, quella serie di domande per dire: hai avuto nell'ultimo periodo dei, sei stato a contatto con, hai avuto qualcuno, cioè ci deve essere un cerchio sicuro che fa sì che il paziente che viene lì, noi le misure le prendiamo lo stesso, però in linea di massima il rischio è molto basso. E poi quello che sicuramente abbiamo anche fatto è quello di, siccome questa è una cosa via aerea, no? E quindi è l'ambiente, perché come dici tu, per esempio anche nel mio caso, io sono un igienista e quindi lavoro molto
con gli ultrasuoni o quelli che possono essere altri dispositivi che fanno delle polveri. Però abbiamo degli aspiratori chirurgici, si chiamano, che noi utilizziamo vicino proprio e che quindi riducono l'aerosol del 95%, ma è provato scientificamente. Quindi se uno utilizza bene questi sussidi, aerosol ne potrei fare pochissimo. E un'altra cosa che si fa è che quando il paziente esce dalla sala, e quindi quella rimane una sala che va completamente sanificata. Quindi abbiamo tolto tutto da in giro in maniera che non ci siano dei suppellettili, delle cose eccetera, in maniera di poter fare in tempi ragionevoli, perché anche questo è importante, però la sanificazione proprio delle superfici dove il droplet si potrebbe depositare, ecco, dove io lo potrei dopo toccare, ma ti dico assolutamente molto controllata la cosa. Sia per voi professionisti che per noi pazienti. Insomma, quindi... Assolutamente. Maria, puoi fissare il tuo appuntamento di igiene orale con tutti e non rischiare la gengivite, ecco. La verità è che io ho sempre il terrore, siccome lo devo far spesso ed è una roba che mi dà molta noia perché... No, però siamo stati noi i primi professionisti a metterci nelle condizioni di dover lavorare in sicurezza. Sicurezza nostra inevitabilmente è la sicurezza ambientale, è quella che si chiama sicurezza ambientale e quindi il paziente è sicuro che va in un ambiente sicuro. Bene, Consuelo, sei stata molto chiara. Io per concludere ti faccio uscire un po' dal tuo ruolo da igienista dentale perché ho sempre la stessa domanda per chiudere con tutte le donne che ospito nella mia trasmissione. E quindi chiedo anche a te se nella tua professione ti sei mai sentita discriminata in quanto donna. Ah, guarda, questo è un aspetto molto bello della mia professione, perché devo dire che io, insegnando anche all'università, all'inizio gli igienisti dentali erano quasi al 100% donne. Ora invece c'è una piccola, c'è una parte, una quota anche maschile che sono i igienisti dentali. E devo dire che è lì che si è vista la discriminazione. Cioè hanno fatto. Quindi noi siamo un po', abbiamo un po' il problema inverso, no? Che è un po' è la figura maschile discriminata nel nostro lavoro. Adesso questo è cambiato molto, ma all'inizio io che poi vedevo i miei studenti uscire, eccetera, proprio mi raccontavano di questo disagio che quando andavano ai colloqui dicevano: no, noi vogliamo una donna. Quindi ti stupirà, ma questo è uno di quegli ambiti in cui la discriminazione è andata al contrario. È andata al contrario. Sono quasi contenta, insomma, che provi un po' della loro medicina. Un po' una rivincita per dire, no? Però effettivamente è andata così. Guarda, che notizia. Senti, io ti ringrazio moltissimo di avermi dedicato il tuo tempo e tante rassicurazioni. Devo dire, ti giuro, domani vado a... Dai, sicura Maria, fissa il tuo appuntamento. Ti faccio un grande in bocca al lupo e riguardati anche tu. Sicuramente, ma immaginiamo, cioè, prima di tutto, come si dice, la salute. Infatti. Grazie mille, un bacio. A presto. Ciao Maria, grazie mille, grazie a te. Ciao ciao.